Rieccoci qui da Palazzo Mezzanotte. Ho ancora una volta un protagonista della prima tavola rotonda, quella sui fondi pensione e la gestione complementare nell'ottica di nuovi modelli di investimento. Ho infatti il piacere di avere qui con me Stefano Colombo, che è Institutional Business Development Director Italy and Iberia di Legg Mason. Grazie per essere qui con noi. Riassumiamo un po' per i nostri telespettatori, la modalità con cui voi date valore alla clientela istituzionale attraverso degli investimenti che siano per loro adeguati. Grazie Alessia. Diciamo che per quanto riguarda l'area dove noi vediamo attualmente valore per gli investitori istituzionali in senso ampio, è sicuramente in una modalità di gestione attiva ed è correlata. In particolare, se ci focalizziamo su quello che è tutto il mondo obbligazionario, l'attività delle banche centrali non ha fatto altro che distorcere l'attuale segmento, soprattutto in Europa, dei mercati obbligazionari investment grade, portando ad avere tassi bassi o addirittura negativi, un qualcosa che non si può conciliare ovviamente per matchare le liabilities di investitori istituzionali. Quindi riteniamo che gli investitori istituzionali in ambito obbligazionario debbano focalizzarsi su aree dove ancora esiste del valore, esistano rendimenti reali positivi come mercati emergenti, ma soprattutto debbano approcciare tale area con un approccio unconstrained. In ambito azionario invece riteniamo che l'Europa ad oggi sottovalutata rispetto agli Stati Uniti, siamo al massimo degli ultimi 50 anni in termini di diversità di valutazione, offra sicuramente delle opportunità. Mercati emergenti, Giappone, Asia, il loro andamento è un po' legato a quella che sarà l'evoluzione della trade war. Messaggi positivi in questo senso aiuteranno, così come un indebolimento del dollaro. Un'altra area dove vediamo valore è quello dei private markets. I private markets si sposano bene per gli investitori istituzionali perché hanno entrambi orizzonti di lungo termine e non hanno la necessità di liquidità. Non avere necessità di liquidità consente di cogliere quel premio di illiquidità che i private markets possono offrire. Anche qui è necessario un approccio attivo, un approccio diversificato su tutte quelle che possono essere le anime dei private markets. In particolare, come Legg Mason abbiamo deciso di puntare su real assets con la piattaforma di asset based lending di Entrust Global e con la piattaforma di real estate di Clarion Partners che abbiamo acquisito circa 3 anni fa. Clarion Partners, focalizzata appunto su real estate, copre un asset class che è presente al 10,5% in tutti i portafogli di investitori istituzionali a livello globale, un'area che consente di avere decorrelazione e di avere un livello di income interessante per appunto il portafoglio degli investitori istituzionali. E questo è perfettamente in linea con quello che diverse ricerche, anche molto recenti, attestano proprio sulla volontà degli investitori istituzionali di esporsi maggiormente sui real assets, anche compreso l'ambito del real estate, e poi su quelli che sono anche le attività di liquidi, quindi particolarmente calzante. Rispetto invece al contributo che la tecnologia può dare per appunto modelli distributivi innovativi. Voi come vi state muovendo su questo fronte? Su questo fronte Legg Mason si è mosso in anticipo rispetto alla maggior parte di player sul mercato perché abbiamo deciso di entrare in diverse partnership strategiche con alcuni player di primo livello in ambito fintech. Faccio due esempi molto specifici. Il Regno Unito, che a seguito della RDR ha visto una crescita sostanziale degli Independent Financial Advisors, i fondi pensione individuali vengono distribuiti praticamente tramite piattaforme. Embark è la piattaforma leader in questo segmento, il che ci consente di avere un accesso privilegiato e di fornire le nostre soluzioni di investimento tramite questo veicolo privilegiato. In Asia abbiamo preso una partecipazione strategica in Quantifid. Quantifid è un operatore di primissimo livello che ci aiuta a sviluppare con i nostri partner distributivi
delle piattaforme e dei portafogli tematici o basati su quelle che sono le necessità del singolo individuo, quindi goal-based investing, theme-based investing, risk-based investing. E questo ci consente di avere una proposizione credibile da proporre ai nostri partner distributivi a livello globale. Io ringrazio nuovamente Stefano Colombo per essere stato qui con noi. Per il momento da Palazzo Mezzanotte è tutto, cedo la linea allo studio.